Buonasera, questa sera ravioliamo un pochino, vorrò farvi fare dei ravioli un po' diversi tra loro. Cominciamo con l'impastare la nostra pasta e poi li riempiremo con dell'anduja piccante, della provola affumicata e dei pomodorini secchi. Facciamo una cosa un pochino diversa, ma ci piacciono tanti i ravioli e a me piace farli. Abbiamo preparato la nostra farina, sempre metà semola e metà 00. 100 g di farina totale per uovo. Ci mettiamo un pochino di olio, la impastiamo e la lasciamo riposare. Nel frattempo che la pasta riposa, prepareremo il nostro ripieno. Cominciamo a fare la pasta. Prendiamo le nostre uova. Se prendete quella pasta gialla è meglio, uova grandi. Poi ne faremo anche con pomodorini, basilico e formaggio fresco e poi con i cardoncelli che sono dei funghi che si trovano in questo periodo, formaggio fresco e prezzemolo. Facciamo delle cose un po' diverse tra loro. Ci sbizzarriamo un pochino. Ciao Albert e ciao Salvatore. Da noi è sera, a te good morning, e da noi buona serata. Mettiamo un pochino d'olio. Darà più consistenza al nostro impasto e anche un pochino di sale, che non guasta mai. In pochi minuti la nostra pasta è pronta. Ecco qua, non ci vuole. Potete utilizzare tranquillamente anche un'impastatrice, eh? A me perché piace impastare, mi rilassa. Possiamo impastare. Ci vuole proprio poco, 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 poco. Abbiamo già preparato la nostra macchinetta per stendere la pasta. Voilà. Ci siamo, eh? Ciao Emanuele, grazie, sei gentilissimo. Così facciamo vedere alle nostre amiche e ai nostri amici che la pasta non è una cosa che preparo stasera. Allora, sto preparando diversi ravioli. Uno lo faremo con l'anduja e la provola. I pomodorini secchi ripieno, eh? E poi dopo andremo a vedere come lo possiamo condire. Poi ne preparo uno con i funghi cardoncelli, il prezzemolo e del formaggio fresco e un altro con sempre formaggio fresco e pomodorini secchi e basilico. Grazie. Come sempre sto sperimentando insieme a voi. Perché io elaboro mentalmente e poi preparo. Ecco qua, la nostra pasta è quasi pronta. Come vedete, ci abbiamo messo pochissimo. La lasceremo riposare un pochino, il tempo di preparare il nostro ripieno. Poi nei nostri ripieni, come hanno bisogno di qualcosa che dia corposità al ripieno. Ciao Spartaco, grazie. Abbiamo lessato delle patate.
Quindi ci sarà un ingrediente comune a tutte e tre i ravioli che sono le patate lesse. Così verrà un bel ripieno. Ecco fatto. Vedete? È già pronta. Pochissimi minuti e la nostra pasta è bella e pronta. Bella come il sole. Ripeto, potete utilizzare tranquillamente un impasto qui. Ciao Robert! Grazie! Posto, la lasciamo riposare un pochino ed andiamo a preparare il nostro ripieno. 2 secondi che mi sposto anche con la telecamera, così vi faccio vedere. Vediamo anche le maniere. Ci spostiamo. Scusate per l'inconveniente, ma io sono sola e devo fare tutto da me. Oh, eccoci qua. Abbiamo cambiato postazione. Siamo ai fuochi. Opla, inquadriamo bene. Oh, abbiamo qui la nostra padella. In questo caso un wok, va benissimo. Ok, il nostro tagliere e cominciamo a preparare il nostro ripieno. Quindi abbiamo bisogno di un pochino di cipolla. La nostra anduglia. Che scioglieremo in padella. Prendiamo una bella cucchiarella. Eccola qua, la mia preferita. La cucchiarella che sorride, con i cuoricini. Perfetta. Accendiamo. Fuoco. Bene, aggiungiamo un pochino di olio, tritiamo la nostra cipolla, richiede molto tempo. Abbiamo messo la cipolla e mettiamo l'anduja. Ovviamente non esagereremo. 100 grammi di anduja. Sciogliere in padella. Insieme alla cipolla e poi ci aggiungeremo le patate lesse e qualche pomodorino. Facciamo soffriggere, sfumeremo con un pochino di vino bianco così la cipolla si cuoce bene. Fatto, perfetto. Abbiamo qua le nostre patate. Ciao Loredana! Deve risultare abbastanza morbido, ma dici quello della pasta o del ripieno? Quello della pasta deve risultare non troppo duro né troppo morbido, abbastanza elastico. Adesso poi dopo vedremo quando andremo a stendere. Ma l'importante è che dovete mettere per uovo 100 g di farina mista, 50 g di semola e 50 g di farina 00 o 0.
farina di grano tenero. Ecco qua, si sta sciogliendo la nostra anduglia, mettiamo un pochino di vino. Si cuoce bene anche la cipolla. Prendiamo i nostri pomodorini secchi, eccoli qua. Vedete? Sono dei pomodorini piccoli secchi. Prendiamo appena appena la bruciata. Togliamo dell'olio. I due cucchiai sono sufficienti. Ecco qua. Sto sfondando. Come sarà sfumato il vino, aggiungeremo della pasta. Ok, ti faccio vedere. Eccola la pasta. Vedi? Né troppo dura né troppo morbida, l'ideale per essere lavorata. Ecco qua. Adesso aggiungiamo anche i nostri pomodorini, diamo una tritata a coltello. Io non amo frullare perché poi non si conoscono più i sapori. Ecco, sono dei insetti. Ci siamo. Aggiungeremo un po' del prezzemolo dopo. Di nulla, Loredana, grazie a te e della tua attenzione. Andiamo, mettiamo le patate. Le facciamo insaporire per bene. Aggiungeremo anche un pochino di sale. Vedete? Viene pronto. Questo chiaramente è piccante per chi piacciono le cose piccanti, eh? Dopo faremo qualcosa di meno piccante. Ciao Rosanna! Ciao Camilla! Prendiamo il recipiente, una bulla, una terrina, come volete chiamarla, ci trasferiamo il nostro impasto. Eccolo qua. Un pochino di prezzemolo, quello non manca mai, ci sta bene con l'anduglia. Perfetto. Poi ci andremo a grattugiare la nostra provola. Eccolo qua, ecco la nostra provola. Prendiamo la nostra grattugia. Thank you.
è quella morbida e quindi non riusciamo a grattugiarla. Andiamo con il coltello e facciamo prima, no, dovremmo passare col passaverdure, però è molto morbida, è una prova morbida. Se prendete quella un pochino più stagionata la potete anche grattugiare. Ok, perfetto. Poi ne lasceremo un pochino per condire il nostro piatto dopo, eh? Bene. Quindi una parte la lasciamo per condire i nostri ravioli, ecco qua, e l'altra la mettiamo nel nostro impasto. Ciao Emi. Perfetto. Il nostro impasto è pronto. Vedete, le patate lesse hanno dato consistenza al nostro impasto. Se no, non potevano legare gli ingredienti, non avrebbero legato fra loro. Aggiungiamo anche un pochino di formaggio grattugiato, metteremo del parmigiano o del grana, perché già i sapori sono abbastanza forti, quindi non dobbiamo esacerbare troppo i sapori. Impasto è pronto, ora è solo da assaggiare. Non amo le cose troppo piccanti, però c'è chi piace e l'ho fatto a chi piace, quindi ho promessi. Assaggiamo con il nostro impasto per sentire come sta di sale. Buono, si sentono tutti i sapori, perfetto. Ok, possiamo ora mettiamo a bollire l'acqua, mettiamo a bollire l'acqua, così facciamo il primo piattino. Ci mettiamo il sale, anche se il sale andrebbe dopo, però rischio che me lo dimentico. Ok, e possiamo andare all'altra postazione. Ciao Bill, grazie. Claudia, ciao, sto preparando un po' di ravioli con l'anduglia, i pomodorini e la provola. Ok. Ci trasferiamo di nuovo sull'altra postazione. Eccoci qua.
Voilà. Benissimo. Perfetto. Ci siamo. Prendiamo i nostri attrezzini per fare i ravioli. Bene. Ok, Claudia. Allora, facciamo quadrati? Facciamoli quadrati. Ecco qua. Attrezzino semplice, semplice, niente di particolare. Facciamo i nostri primi ravioli. Non fate la sfoglia troppo sottile, perché sennò potrebbero rompersi. Okay, anche troppo alta. Questo poi dipende dalla vostra macchinetta. Potete tirare anche la sfoglia a mano volendo, eh. Ci siamo, eh? Prepariamo subito. Oh, ecco qua. Ecco qua la nostra sfoglia. Prendiamo un cucchiaino. E posizioniamo la nostra sfoglia, il nostro ripieno. Mettete sulla sfoglia, ripieghiate la sfoglia e poi andiamo a tagliare. Distanziatevi quel tanto che basta. Ecco qua, prendendo sempre, fateli ben ripieni. Potete farli tagliarli anche a mano, eh? Non c'è bisogno di usare attrezzini sufficienti, si possono fare tranquillamente anche a mano, senza problemi proprio. E per dargli magari una forma, sigillate un pochino con le mani. Prendiamo il nostro attrezzino. Ecco qua. Metteteli su un vassoio. Io ho questi di legno. Sul legno è difficile che si attacchi, perché assorbirà l'umidità dei vostri ravioli.
farli anche a mano, magari li fate anche più grandi, eh? Va bene? Adesso questi ci bastano per fare il nostro piatto, ok? Ne abbiamo proprio uno che fa il caso nostro. Guardate un po' che carino, con i peperoncini. Quindi prendiamo una padella, l'acqua bolle, trasferiamoci di nuovo. Mi faccio prendere il mal di mare, eh? No, così vedete meglio. Eccoci qua, bene, ecco la nostra postazione d'attacco, perfetto, ok. Di olio, uno spicchiettino di aglio, facciamo una cosetta proprio semplice semplice al volo, molto delicata perché il nostro ripieno è già bello. Ah, sto ancora al primo ripieno. Adesso prepariamo. Vi faccio vedere il piatto pronto e poi faremo un altro tipo di raviolo. Prendiamo un pomodoro, un pomodoro delicato. Vanno benissimo i pomodori piccatilli, senza tanto. Eccoli qua. Un po' di basilico, che non manca mai. E facciamo una cosa proprio semplice, 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 ragazzi, ma proprio al volo, al volo. Ecco fatto. Questo è il pezzino di pomodoro. Essendo ripieno così, diciamo importante, forte, il condimento sarà abbastanza delicato. Ecco, mettiamo il basilico, un pochettino di sale, siamo già pronti, eh? appena proprio saltato. E siamo pronti. La pasta fresca, in questo caso, li potete anche frigelare, ma appena fatti, come vengono a galla, sono pronti. Mi raccomando, eh. Prendiamo sempre il nostro bracchino per scolare, eccoli qua. Ci siamo, eh. Due secondini. Ecco qua.
lasciate anche un filino di acqua della pasta, perché adesso andremo a cremorare con la... Ciao Jill! Anduja? L'anduja è un salame morbido, piccante calabrese. Ecco qua. Abbiamo messo anche la nostra provola. Facciamo sciogliere. Filante. I nostri ravioli sono pronti. Ecco qua il mio bel piattino. Eccomi, ci siamo, mettiamo un pochino di basilico, un po' di prezzemolino intorno, eccoci qua, e un po' di formaggio. Ecco fatto. Li ho lasciati un po' morbidini, fateli tirare un pochino di più perché andranno mangiati un po' più tardi. Ok? Grazie e buona serata. A tra pochino, come mi riassesto un attimino, ci vediamo per un altro tipo di ravioli. Ciao!